Allora, buongiorno amici, oggi vi voglio mostrare in anteprima proprio il mio regalo di Natale che mi è stato fatto da Andre. Sono felicemente sorpreso di questo regalo che è stupendo, meraviglioso, uno dei regali più belli, giuro, ricevuti in vita mia. E sto parlando della mia conifera preferita, l'Araucaria, che come voi sapete io sono ossessionato dal genere Araucaria, che è una conifera molto molto antica. Ecco, diciamo che ho voluto prendere un albero di questi, ma molto 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 grande. Ora ve lo mostro e fatemi sapere se vi piace, cosa ne pensate. Forse è un po' azzardato con la misura dell'albero per l'appartamento, lo so, però dato che è un soffitto molto alto, ho detto ma sì, posso anche prenderlo perché comunque la crescita è abbastanza lenta. Facciamoci due corna che cresca veramente molto lento e non veloce perché sennò è finita. L'albero è 2,30 m, io sono veramente tanto contento e ora vi faccio vedere il mio amore grande. Allora, l'albero l'ho messo al centro della sala, come potete vedere, eccolo qui, in tutto il suo splendore. È 2,30 m. Come potete vedere, all'interno della stessa pianta ci sono più alberi perché è un albero abbastanza spoglio, diciamo molto, diciamo che vengono inseriti nello stesso contesto vaso più esemplari per renderlo un po' più folto, diciamo. Ecco, infatti vedete che è molto molto folto sotto perché ne ha 3, addirittura 4 perché ce n'è un altro di lì. Infatti, quello è il braccio del quarto albero, vedete com'è lungo. È un albero veramente tanto tanto elegante, io lo adoro. Vedete, mi devo alzare tantissimo per mostrarvi la pianta, no? Vedete quanto quanto veramente è bella. Io sono estremamente innamorato di questo albero. L'ho soprannominato Norfi perché è il pino di Norfolk, o chiamato anche Araucaria eterofilla o anche Araucaria excelsa. Col passare del tempo, le sue braccia puntano a virare verso l'alto perché, insomma, è la caratteristica di questo albero. Infatti, partono da molto più basse, morbide, finché piano piano crescendo si alzano e puntano molto verso l'alto. Con queste foglie, diciamo foglie, non le chiamerei foglie, a ventaglio, perché sono tutti aghetti su ognuno di questi qua. Ecco, queste cose diventano, diciamo, non saprei come chiamarle, verticillate, quindi puntano tutte verso l'alto man mano che lui cresce. Infatti vedete che qua già si stanno leggermente piegando in su ed è meraviglioso. Sono veramente felice, è il regalo più bello che potessi ricevere in vita mia. Vedete con quale passione ne parlo perché sono veramente innamorato di questa conifera. Ora vi mostro in un altro spezzone per farvi rendere conto quanto è alto questo albero. Eccoci qua. Allora, come potete vedere, è un tantino più alto di me. Sono giusto appunto io alto 1,80 m. Potete capire che questo albero è veramente grande, ma trovo che sia di una bellezza, di una originalità. Ed è una, diciamo, tra virgolette, l'unica, se si può dire, araucaria, genere araucaria, che può essere coltivata, cioè tenuta in vaso in casa, in appartamento, perché allo stato endemico vive tra una temperatura compresa tra i 18 e i 24 gradi sull'isola di Norfolk, ad est dell'Australia. Quindi per me questo veramente cioè, è il regalo più bello. Non è un regalo perché non è un oggetto, è un essere vivente e merita tanto rispetto perché io la amo. Io sapete che sono fuori di testa, ma mi metto qua e mi fa le carezze e poi io le do i bacini perché comunque le voglio bene. Voglio tanto bene a questo albero come voglio bene anche tutte le altre mie piante. Purtroppo ho fatto un esperimento non molto bello, esperimento. Ho voluto dividere le mie due piante precedenti di Araucaria perché volevo averle singole. E sono in sofferenza, tant'è che le sue braccia si sono abbassate, ma è un normale processo perché ho parlato con degli esperti e mi è stato detto che in teoria si dovrebbe riprendere. Non era il periodo, diciamo, di rinvasi, tale separazione, cose varie, perché siamo ormai a novembre inoltrato, quasi dicembre, quindi vabbè. Detto questo, io sono veramente contento, spero che il mio albero vi possa piacere. Se vi capita nei vivai di vedere l'Araucaria eterofilla,
Io amo anche tantissimo l'araucana, che voi sapete, quella con le spine che si trova nei giardini, soprattutto al nord, perché è una pianta che non soffre il freddo, mentre quella pianta, diciamo, che al sud non resiste, mentre questa in Italia la troviamo sovente in Liguria e andando in giù verso il Lazio, la Campania, perché sta bene col clima, diciamo, mite, che è diverso dal nostro nordico. Detto questo, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. E ciao 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 da me e da Norfi, il mio bellissimo pino di Norfolk. Ciao ciao!